successo? Non mi dire. Alleluia. State salvati. A tutti i dipendenti. Andiamocene da qui. Il laboratorio dei pesticidi è ora accessibile. Accesso consentito. Adoro questi tuoi barattoli. Non vi stancate mai di infilarli dentro qualcosa? Beh, è una tradizione. Sì, beh, forse dovreste pensare a rivalutare le vostre tradizioni. Se vedo anche solo un altro barattolo... A un certo punto ero talmente in dubbio sull'utilità della scienza che pensai... L'hai sentito anche tu? Sento tutto quello che senti tu, Maggiore. E che ne pensi? Cazzo di crostini. Silenzio, maledizione! C'è qualcosa di pericoloso laggiù. E quella è la mia battuta. Senza dubbio. Ma ci serve quel barattolo di... Sei fuori di testa, è uno scherzo! Si può svegliare in qualsiasi momento. Due ore, quando i pesticidi scarseggeranno, si sveglierà! Mi hai capito? Voglio dei polimeri antiparassitari. Ce n'è un barattolo proprio lì dentro. Un contenitore di polimeri PA400. Facciamo saltare in aria la stronza e poi ti prendi quello che vuoi, ok? Ok, ma il barattolo non finirà per distruggersi. Merda! La pompa!
400. Trova quei contenitori di polimeri e fallo subito! Sì, ok, un contenitore. Potresti almeno dirmi come fa? È una specie... è come un... cilindro giallo? Trova il cilindro giallo o siamo fottuti! Dove si trova quel cilindro giallo? I contenitori di polimeri sono sempre gialli, Maggiore. Non dovrebbe essere difficile trovarlo. Siamo fottuti! Questo è il contenitore che stavamo cercando. Mi stai prendendo per il culo? Dovrebbe essercene un altro più piccolo da qualche parte. Lo spero, cazzo! Io non vedo nient'altro! Il culo prendiamo l'intera terra. Sicuramente basterà per mettere su un bello spettacolo. Senz'altro. Elettromagnetiche sospese, pannelli di controllo in tutto il laboratorio. Niente male. Quale folle si è inventato tutta sta roba? Thank you.
Salvataggio dei dati. Charles, bella merda, vero? Appena la cicuta smetterà di essere spruzzata di fertilizzante, si sveglierà. E distruggerà tutto ciò che incontrerà, inclusi noi.
dobbiamo sbrigarci. Cazzo di crostini, ci sto provando! Male. Dov'è il tizio della pompa? Ci ha mollato qui? Resisti!
cazzo di barattolo! Beh, c'è qualcosa! È mutato! Ma non mi dire, Sherlock! Avete niente di meglio da fare in questi laboratori che creare dei cespugli assassini giganti? Non si può ottenere una buona conquista scientifica senza qualche problema. Solo chi fa sbaglia. Seleziona la procedura desiderata. Thank you.
Charles. Di solito non stavano a perdere così tanto tempo con la betulla, vero? Esatto. La betulla è, prima di tutto, un simbolo. Anche se richiede una certa quantità di cure ogni due giorni. Quindi ogni due giorni bisogna correre avanti e indietro per trovare quattro barattoli diversi. Che palle. Tutti i parassiti, umani e non. Almeno ora l'albero può respirare tranquillamente. I parassiti sono stati eliminati e la betulla è tornata normale. Ottimo! La betulla si sta scongelando. È stata ripristinata alla temperatura ottimale. Ce l'abbiamo fatta, compagno maggiore. Frena quanto io ce l'ho fatta. Ho fornito supporto morale. Sì, vabbè. Suppongo che sia stato d'aiuto. Come ti senti? Questa domanda non mi si addice, ma grazie della preoccupazione. Sto bene. Siamo pronti per andare? Sì, non sono entusiasta di rimanere. Charles, com'è morto Kariton Zakharov? In circostanze misteriose. Il dottor Sechenov è l'unico che conosce i dettagli della sua dipartita. Circostanze misteriose, eh? Il dottor Sechenov non ha davvero detto a nessuno cosa è successo? Sì. La storia è che il professor Zakharov è inciampato e caduto in un laboratorio zeppo di pericolosi polimeri neurali sperimentali. Ah, merda, povero bastardo. Cosa c'è di tanto misterioso in questo? Per via di una bizzarra concatenazione di eventi, non esiste alcun filmato del momento fatidico, nonostante i laboratori siano costantemente monitorati. Beh, cose che capitano, no? A volte le videocamere si rompono, i dati non vengono registrati. È del tutto possibile. Un'altra stranezza è che i polimeri in questione non sono affatto pericolosi. È impossibile che uccidano qualcuno. Anche tu ami nuotarci dentro. Ah, ok, ma forse quei polimeri erano un campione unico sperimentale o qualcosa del genere. Tipo una varietà pericolosa. Anche questo è del tutto possibile. Ma il professor Zakharov non avrebbe forse saputo che il campione sperimentale con cui lavorava era pericoloso? L'ha creato lui stesso, insieme al dottor Sechenov. È un bel casino.
Dobbiamo andare alla stazione Lesnaya e prendere il treno per Solmechnaya. Da lì proseguiremo a piedi. E dove si trova questa stazione? Dall'altra parte del villaggio in cui ci troviamo adesso. Andiamo. Riparano i robot rotti. Più ce la ci sono, prima l'unità danneggiata verrà riparata. Al momento non sono pericolosi, quindi puoi proseguire. Basta ignorarli. Credo che aspetterò. Uno di loro ha una telecamera e io non voglio farmi vedere. Ci sono telecamere ovunque. Dove vanno a finire le immagini? Se vieni rilevato, Locke lancerà un allarme di livello 1 e tutti i robot vicini convergeranno nel luogo in cui ti trovi. Se una telecamera ti vede attaccare un robot, verrà lanciato un allarme di livello 2 e Locke ti spiegherà delle forze aggiuntive. Come so qual è il livello attuale di allarme? La tua retina polimerica è dotata di un indicatore del livello di allarme. Quali altri robot della struttura sono pericolosi? Tutti quanti, suppongo. A parte le Tereshkova, che agiscono in maniera autonoma e non sono collegate alla rete. Perciò l'hub centrale, violato da Petrov, non ha accesso alle Tereshkova. Perlomeno c'è qualcuno in questo posto che non cerca di uccidermi. Sai che roba? Attenzione maggiore, il nemico ha aumentato il livello di allerta.
ma da dove continuano a sbucare? Li sta trasportando un robot bomba da uno stabilimento vicino. Questo dispositivo ci permetterà di hackerare il sistema di sicurezza? Sarebbe difficile entrare nel sistema. Accesso negato. Fornire un codice valido. Dove vai così di fretta, figliolo? Nonna! Non ci credo! Allora non ti sei dimenticato della vecchia nonna Zina, eh? Buon per te! Ti trattano bene al complesso Vavilov? Ti piace quel piccolo arbusto grazioso che tengono lì? Quel piccolo arbusto grazioso ha tentato di uccidermi e l'ho scampata per un soffio. E ora sono bloccato qui con questo schifoso pezzo di merda di un volo. Eccoti un piccolo consiglio, figliolo. Hai bisogno di armi più grandi. Così potrai far fuori tutti quei brutti ceffi senza faticare. Giusto. Non è facile trovare armi da queste parti. Dovresti venire da me alla mia capanna. Ti troverò un progetto. Dovrebbe aiutarti ad hackerare quel Volan. Ho qui da qualche parte alcuni codici per quello strumento. La sua capanna? Che Baba Yaga sarei se non avessi una capanna su zampe di gallina. Lei è davvero unica, nonna Zina. Va bene, verrò alla sua capanna. Dove si trova? Dalla tua torre vedi quel campo sulla collina in fondo alla strada? Vai da quella parte e aspettami lì. Non ci metterò molto. Thank you.
Chiamami figlio di puttana! Era ora! Quel cazzo di robot mi ha quasi ucciso! Beh, ora sono qui io, figliolo! Grazie dell'aiuto, nonna Zina! Allora, dove sono queste famose armi grandi? Mi serviranno? Entra! Ti offro una tazza di tè. Là c'è la teiera, serviti. Ok, bella TV. Cosa trasmette? I cartoni. Accidenti. Sta seduto e guarda. E tu cosa sei? Zitto! C'è il tuo caro Sechenov. Apri bene le orecchie. Mi è stato riferito di un malfunzionamento interno alla struttura 3826. Il malfunzionamento è già stato risolto, compagno Molotov. È tornato tutto alla normalità. Non c'è da preoccuparsi. Che sia stato risolto o meno, c'è il rischio che i nostri amici americani vengano a conoscenza dell'esistenza di questo terribile incidente. Sa che cosa significherebbe per tutti noi? Uno scandalo internazionale. Sono del tutto consapevole. È sicuro? Atomic Heart è in pericolo. Il nostro progetto. Il mio progetto. Un progetto che avevo già avviato molto tempo prima che iniziasse quella dannata guerra. Un progetto che a quel tempo non interessava a nessuno. Quanti milioni di cittadini sovietici sono morti in quel mattatoio della guerra? Ho giurato che il mondo non avrebbe mai più dovuto sopportare una cosa simile. Mi fa piacere sentirle dire che la vita umana le importa più dei suoi giocattoli, caro compagno Sechenov. Tuttavia, questo non cambia il fatto che le sanzioni occidentali ormai ci stanno lentamente soffocando. Compagno Molotov, la vita umana mi importa più di qualsiasi altra cosa al mondo e le assicuro che lo sfruttamento capitalista sta per finire. Presto la classe operaia occidentale si libererà per sempre dal suo oppressore. Compagno Molotov, le posso assicurare che ho presente fin troppo bene quali siano i miei doveri. La polimerizzazione dell'intera popolazione sovietica, il lancio della rete neurale collettiva, nonché il progetto Atomic Heart. Di che doveri sta parlando, compagno Sechenov? Forse non si rende conto che se per caso gli americani scoprissero che i suoi robot possono passare alla modalità combattimento, allora il suo bel progetto finirà nel cesso! Le posso assicurare che non lo scopriranno mai. Lo ripeto, il malfunzionamento è stato sistemato. Caro compagno, forse alcuni dei membri del Politburo saranno anche disposti a crederle sulla parola in quanto membro onorario dell'Accademia delle Scienze. Ma a me la sua parola non basta. Questo cosa significa? Il Politburo ha deciso e mi ha ordinato di dirigere una commissione speciale per indagare sul suo malfunzionamento. Per questo motivo, più tardi ci recheremo alla sua struttura. Sono stato chiaro, compagno Sechenov? Se il partito lo ritiene necessario, compagno Molotov, allora... Porca troia, nonna Zina, come diavolo fai? Come accedi a questa roba? È una connessione roba? Diretta. Occhi e orecchie dappertutto, dolcezza. Non pensarci, non sono affari tuoi. Poi hai del lavoro da fare. Ho pronto un regalino per te. È nell'angolo. Sai cosa fare con i codici Volan, giusto? E prendi anche questo progetto. Se vuoi, puoi darlo alla mia riparatrice. Guarda che non morde, a differenza della tua ragazza. Che cosa? Ragazza? Signora è adorabile.
Quindi maggiore? Armi o abilità? Lei non è una signora normale. Davvero? Mi sembri confuso, figliolo. Dico sul serio. Ha un rifugio volante, un computer quantico appeso al soffitto. Certo che sono confuso. Non ho mai conosciuto nessuno come lei. La tua memoria fa acqua, mio caro. Beh, forse ho dimenticato un paio di cose dall'incidente. Ma sicuramente mi ricorderei di lei. Un paio? Ah, beh, adesso hai qualcosa di molto importante da fare. Direi di sì. Devo raggiungere il VDNH. C'è una stazione dei treni da queste parti? È poco dopo il villaggio. Scendi per la strada, non puoi sbagliare. Ma tieni sempre d'occhio il cielo. Comunque, devo andare. Vai, cucciolotto. Dimenticavo. Non è che hai trovato un paio di anelli? Anelli d'oro tenuti in una cassetta della struttura 3826? Anelli in una cassetta? No, non li ho visti, ho avuto da fare. Allora vai pure. Goditi il VDNH. Grazie, apprezzo il suo aiuto. Aspetta, là ti vedrai con Stockhausen, vero? E a lei chi gliel'ha detto, eh? Un uccellino. Digli che se non avesse desiderato la donna altrui, le cose sarebbero diverse. Ok, non so di che cosa lei stia parlando. La strada è molto lunga. Prendi un'auto al villaggio.